Tarkov è un gioco fatto di decine di quest, ma ce n'è una in particolare che tengo sempre per ultima nel wipe. Una quest che apprezzo tantissimo è The Guide. Una quest che prevede di sopravvivere a tutte le mappe senza mai morire. Quindi ormai sono 8. Si parte da Lab, Interchange, Custom, Factory, Woods, Reserve, Lighthouse e Shoreline. Bisogna sopravvivere a tutte le mappe senza morire. L'ho fatto tutto quanto in un'unica diretta, ho cercato di tenermi appunto questa giornata speciale e la live ovviamente durava un qualcosa come 5 ore. Ma il buon Vuzkos della chat mi ha fatto il favore di montare un video breve che sintetizza questa esperienza. Buona visione! The Guide questa sera, ragazzi. Vi anticipo già che la facciamo un pelino diversa dal solito, perché voglio utilizzare roba molto più grossa del solito. Di conseguenza non possiamo andare in giro in tutte le mappe con sta roba. Si sente di cacca? Check. Check out. Ah no. Magari se lo metto posto solito, meglio, eh. Avevo il microfono che puntava all'altra stanza. È una quest di Peacekeeper, si chiama The Guide. La accetto così vedi cosa devo fare. Sopravvivi a Woods, Custom, Interchange, Shoreline, Factory, Lab, Reserve e Lighthouse senza mai morire. Tutto di fila. Questo è The Guide. Bella, tosta e importante, devo dire. Ok, io vado in canale e sentiamo cosa dicono gli altri. Sono qua pronto per quello, per quella cosa brutta. Quindi tu mi devi dire solo una cosa. Dimmi, sì, andiamo col T7. Ok, lo compro. Vanno spesi sti soldini. Cominciamo di notte o di giorno? Domanda. Comincerei di Dove notte, al contrario di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi partirei da Lighthouse. Sempre a livello di lore, non conta un cazzo perché tanto sapete che la quest va comunque. Ma mi piaceva l'idea di fare un viaggio alla scoperta dei cultisti. E No, cazzo. invece Vabbè, sì. c'è un po' il... No, ma Oh, no, sto per avanti. me ci sta entrare da Lighthouse. Secondo me ci stava iniziare da Lighthouse per scoprire qualcosa di zozzo e quindi farsi Woods, Shoreline e Custom subito dopo. Poi vabbè, quelle che mancano e vediamo di finirla in lab e sperare di imbroccarla giusta, ecco. Giochiamocela, cazzuti, pieni di roba. Partiamo da Lighthouse, dobbiamo vedere che sia di notte. Lo stesso kit sempre? Sì, ma non è troppo fiscale. Cioè, sì, per divertirti, sì, ma non stare troppo a cementarti su sta roba, ecco. Lo portarsi, non è che lo portarsi, ma c'è. Che poi non ci vedo, però c'è della Che luce. bello vedere la canna calda col termico. Siamo pronti? Io sì. In quel di Lighthouse sono le 21:57, orario perfetto, vado in lobby, ho il T7 in testa. Vengo con il... Sentilo lì. Oggi qualcuno mi sente per la prima volta bestemmiare. No, beh, se capita, devi essere positivo. Vai, un botto di smoke voglio, eh. Cazzo, sai i due smoke? Anche l'altra The Guide servivano. Io porto 4 granate e 3 smoke. Ci sta, ci sta. Cazzo, che paura. Non avevo l'armor, non avevo manco messo l'armor. Siamo proprio sudatissimi però così, ma proprio sudati marci. Injector case, non ce l'ho, devo farlo adesso. Sì, dai, dai, che ti costa fare injector case? Te lo porto io, te lo regalo. No, 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 fammi vedere. Dove me l'ha messo? Qui. Allora, injector case, dentro ci mettiamo tac, tac. Dai che il tempo qua vola, eh. Ah, aspettate, controllate di avere la quest attiva. Dai, io non ce l'ho. Io non ce l'ho. Ti ho invitato 3 volte. Ti sto per Meno invitare la male che me ne hai quarta. detto. Spero sia l'ultima. Ah, vedo comunque un Hackman sudato. È solo Umbre che non Io lo capisco cosa sta zaino. venendo a fare. Non c'ho soldi, tengo a fare compagnia. Vabbè, ma come fai a vedere, scusa? Non Io ti vedo. giuro nel Scusa, ma senso, vuoi un notturno? E perché non faccio povero poi? No, Ah, così invece sei così, no, ricco. invece ho detto minchia che... Ah, cagare, va, Così proviamo a smettere. faccio shad tipo asso. Sì, lo so.
Chad tipo Asso. Asso sarebbe già avuto con 2 T7, 1 esatto. Design, 1... Quello di riserva se lo bugga e poi gli serve di nuovo. Fatti vedere, sì. Gaz, 3 ore che ti prepari. Voglio mezzo milione di assicurazione. Lo so, non me lo dire che ho pagato pure nel metto di Umbre. Però sei figo tutto nero, devo dire la verità. Spero che ho scelto i vestiti bene, cazzo. È figo, cazzo. Ma poi la Glock infilata nel tattico, non so se si vede sotto il polso destro, che in realtà non è vera, è solo nel rig, estetica pura. Siamo tutti pronti, tutti cazzuti. Let's go. Guarda che bello che sono con la faccia di chi porca puttana. Io non lutto un cazzo, ragazzi. Solo sopravvivenza. Sopravvivenza e sudore. Sì, io li abbandono se lutano, te lo dico. Ma sì, io se ammazzo uno, cioè o veramente mi cade addosso, lo lascio lì. Comunque, giusto per chi non lo sapesse, il visore che ho in testa è un termico e costa 17 milioni e mezzo di rubli. Già. Lo sborone. No, non è lo sborone, è per spiegare a chi sta guardando che cosa abbiamo in testa. Abbiamo uno stash in testa, praticamente. Lo puoi anche assicurare o non si può? È assicurato, assicurato. Mezzo milione. Eh sì. Comunque conosco gente con uno stash value più basso, eh. Infatti, cioè abbiamo più stash in testa di multiplayer. Hai 17 milioni in testa e hai pacciato il paracord, perché il vero ricco è attento a ogni minimo dettaglio. Non è che perché siamo ricchi li buttiamo. Per assicurarlo ho fatto un mutuo. No, però ho un piccolo rosario vicino alla scrivania nel caso dovesse andare storto. Hai 68 di 62. Kill. Pensiamo solo che sono pixel. Ah, ma io, guarda che l'ho già perso mentalmente. Beh, a te, io invece no. Ci vedo ancora. No. Guarda, pensala così. Che cazzo ti facevi se non 17 milioni fermi nella stash? Sono d'accordo. Cioè me li wipano. Ma l'hai comprato, non il T7. Quanti milioni hai ancora? 23. Puoi ricomprarlo di nuovo? Sì. Sono tanti, 23 milioni, sono tanti. Pronti, ragazzi? No. Così, senza T7? Così col T7, siamo in uno spawn di merda. Però in realtà col T7 io salgo anche su Simba e controllo subito davanti. Ah, appunto. Dov'è? Manca uno di noi. Ma voi sei spawnati? Sì, dove sei tu? Io lo lascio non sei indietro, spawnato? Ragazzi. Sto ancora in loading. Ok, butto l'elmetto. Scusate, c'avevo dietro un Fast MT col ragno. Io non vedo le rocce. Lo so, ma ogni tanto guarda dietro, perché io sto salendo dietro di voi, sono un pelo arretrato. Kill, poi rischiamo di cadere dalle no, rocce. No. Tutto mi sembra pulito. Se non hai detto niente, li proseguirei, eh. Sì. Due body attraversano la strada. Tre attraversano la strada, sono tre scav. Uno dietro di noi. È Umbre? Che sono io che sto spawnando. Se, no, è in mezzo alla strada che corre. Allora non sono io. Andiamo avanti, fanculo. Non perdiamoci per queste stronzate. Sono d'accordo. Adesso sono spawnato. Però io il casco tuo col notturno l'ho dovuto buttare. Dove sei spawnato? Lungomare. Ok, noi siamo probabilmente avanti a te, quasi all'altezza della Merin. Non ci sparare, per favore. Corro verso di voi, io non vedo niente, voi mi vedete. Ma poi crossiamo oppure no? Dobbiamo crossare. Chi è a lungo di noi? Io. Riesci a fare lo scavo bello. Alla fissa? Cazzo, stavo sparando al falò. Sei tu, vero, dietro? Mi senti correre sul legno? Ok, ti sparo ti vicino. Vedo. Sei tu, vero? Oh, mannaggia. E tu hai detto ti sparo vicino. Non lo so, però mi sono spostato lo stesso. Lo vedi, Hag? Sì, lo vedo io. Sì, lei. Vai in singolo, quello a destra anche, 200. Avanzo. È alla fissa, eh? È alla fissa. Fatto. Anche il secondo? Ok. Sì, anche il secondo. Sai che non so se mi piace l'M1, SR, sta roba qua. Forse voglio... È un po' lento a mirare, eh? Forse voglio un HK col centone sotto che tengo premuto. Blood twist, l'ultimo è un random. Le vostre silhouette le riesco a vedere.
Oggi siete arrivati all'uscita? Dovremmo anche poter uscire in teoria. Io sono sicuro. Come minutaggio intendo. Chi ha detto che per sopravvivere a una notturna devi portarti il notturno? Allora, vi ricordate che l'altra volta noi siamo partiti da Labs e siamo arrivati fino a Lighthouse dopo aver scoperto i morti nell'ascensore di Labs. Cosa è successo, cosa non è successo? Mappa dopo mappa siamo arrivati a scoprire che c'era una via d'uscita a Lighthouse, ma il ponte poi era rotto e quindi finita lì. Stavolta ripartiamo da Lighthouse. A Lighthouse abbiamo scoperto gli affari roschi di Lightkeeper e siamo usciti a Northern. Quindi adesso andiamo a Woods per cercare di capirci qualcosina in più. Adesso noi abbiamo scelto la lobby di sinistra, continuiamo a scegliere la lobby di sinistra, quindi anche la prossima, che è Boschi, andiamo comunque di notte. Ah, quindi ancora non ci vedrò un cazzo, perfetto. Perfetto, ancora esatto. Ancora peggio. Ti porto un altro notturno. Portati nel metto, ti porto il visore. Sono il fratellino piccolo che accompagna i più grandi nelle loro gite. Ti ricordo che i cultisti non li vediamo, col termico. Io invece li vedo col notturno, quindi... Più o meno, li vedi appena. Comunque la sagoma che si muove la vede, ma non lo vedi bianco su nero. Ma io ci sfuggi quelli un po' più caldi, non mi ci avvicino. Bravo! No, non ti devi avvicinare a quelli proprio freddi. Se vedi una macchia nel cespuglio fredda, non ti avvicina. Un cultista. E dopo, caso. Se tutto va bene, la proviamo la siringa, che dici? L'SJ9? 900k è eccessivo per una siringa, cioè... Anche perché vedrai che non è così OP. Ma che effetto fa? No, sembra un po' un cadavere. Cioè vedi proprio che si raffredda. Se guardi un tipo mentre se la tira, vedi proprio che diventa piano piano grigio. Comincia a raffreddarsi tutto. Prima l'estremità. Non ho visto quanto è la durability di quest'arma. Ah, è full. Il problema è capire dove siamo, Woods, di notte. Così. Bisogna, per favore. No, io lo so. Vedo le due niente. Qua. Allora, ai tuoi sono piedi. i due archetti di cemento qui. Ok, siamo sopra palude. Io sto andando verso il traliccio. Dal traliccio... Oh, c'è un qualcosa davanti? Penso scav, Sì, non ci sono, non si spam. Corre? È sceso sotto? Scendo sotto terra. Alta. Ok. No, ha saltato dietro. Sì, era sotto terra. L'ho fatto? Sì, sì. Un altro scav. C'è uno sopra. Fatto. Ok. Cerchiamo di andare verso est, ai laghi. Scendiamo giù ai laghi. Fatto. Bravo. E seguiamo i laghi fino ad Outskirts, da qua sotto. Ovviamente passeremo in mezzo a 18 spawn. Sto sceso, okay. Perché tu sei sceso. Chi ho dietro? Ne abbiamo già uno spawn. Io. Ok. Io mi ho perso, credo. Minchia, c'era un ramo che per un secondo era caldo. Siamo tornati verso lo spawn. State andando verso le mine comunque di là. No, stiamo bassi. Le mine sono in alto. Ah no, cazzo, ho ragione. Aspetta. Dobbiamo seguire i laghi. Vieni di qua. Non vediamo molto bene noi, Mi sa che ora sono sulle mine. Deve essere un nemico, Aubre. Vabbè, mi spari se ti sembrano nemico. Fate Aubre, ragazzi. Vabbè, morire sulle mine è il minore dei mali, Comunque, ragazzi, spawn di fronte a noi. Mine davanti a me. Segnalate. No, non ci sono mine qua. Sì, ci siamo persi io e Marco. Ah. Ok, Marco, no. Seguimi. Continuiamo fino al villaggio della palude e poi li ribecchiamo gli altri. Secondo me questi esplodono. Ci rincontriamo al villaggio di sotto. No, state lì, vi recuperiamo. Noi stiamo andando verso palude. Una volta che becchiamo il culo di palude, giro a destra e ho la strada. Poi okay, dovremmo esserci sopra, non prendi mine. Il fatto è che sopra ci sta sicuro qualcuno. Sì, dovremmo esserci qua. Eccoci qua, perfetto. Ok, seguiamo sta strada. La vedi, no, la strada, anche col T7? Più o meno sì. Contatto? Non contatto so chi sono. Destra? È uno scab. Ragazzi, abbassatevi. Okay. È uno scab. Ancora uno? Ce l'ho? No, stai sparando al cadavere. Quello era. No, sparavo a quello, sparavo. E non si è mosso. Infatti è strano. Cazzo, noi ci siamo fatti proprio un giro rischiosetto, Crosso. Ci siamo persi, col T7 è difficile. Vedete, mi dovresti trovare praticamente verso l'altro lago. T'ho visto, stai correndo verso di noi, vero? Sì, carciofone sulla schiena?
Sì, sono okay. Io. Figurati, Woods, c'è gente che si perde normalmente. Figurati col T7. lo vedo, ma è uno scav. È uno scav, sì. Alla nostra destra? Sì. Scav. Fatto, credo. No, no. Okay. Continua a muoversi, ok. Ma io ho visto contatto ancora più a destra, prima. Noi? Sì, alla casetta. Garrambo! È giù, è giù, è giù. Capito, gli hanno messi 4, eh. Ho visto. Un altro scav. Contatto nel bosco. Scavo, credo. Mi sei passato davanti. Qual è il bosco? Okay, scusa. Lascia perdere verso... No, è uno scav. Mi muovo verso l'estrazione. C'è una traccia termica, ma credo sia un albero. Ah, sì, sì, sì. Il famoso albero caliente. Ok, quindi usciti da boschi, tocca a Scioleline. Ragazzi, siete pronti? Per questa esperienza sensazionale? È quella che preferisco, Shoreline. Minchia. Wow, che emozione giocare. Shoreline sicuramente sarà un'emozione unica. È la cosa che però non voglio fare? Che se questa cosa, non voglio dire come va a finire, va a finire. Che poi il T7 non lo rigioco. Non ti preoccupare, intanto finiscila. Ma The Lab come ultima mappa non è rischioso causa cheater? Beh, no, perché non è detto che lo trovi su Lab. Cioè, ormai l'abbiamo trovato più sulle altre mappe che su Lab. Più che altro, Lab è a pagamento e questo wipe le tessere non le possono comprare tutti. Quindi farla come prima mappa significa che se qualcosa va storto devi ripartire da lì e diventa un problema per chi non può comprare la tessera. Facendola per ultima la fai solo se è andata bene a tutte le altre mappe, quindi la fai molte meno volte. Per il momento il visore è costato 8 milioni e mezzo ride. Ecco, l'ha detto, porca puttana. Però te lo leggi pure. In realtà attualmente è costato esattamente 17 milioni a ride. Eh sì. Comunque il mio prossimo nome è Questing Don't Kill Please. Così gli dico hello, I'm Questing Don't Kill Please e poi lo ammazzo. Onesto. Onesto. Onesto, proprio Napoli pieno. Napoli centro. Cioè, proprio zona centro storico. Sai che poi dobbiamo fare pure Factory, vero? Madonna mia, cosa mi hai detto? Ma non ce lo portiamo il T7? No, adesso che poi viene l'alba, il T7 basta. Abbiamo ancora due mappe dove possiamo trovare i rogue, ci manca solo quello. Nice. Ah, villaggio. Villaggio, occhi cultisti, orca puttana. Allora, potremmo farci Patula e Tause, vaffanculo, o possiamo farci tutta la costa fino a Railway, ci sta, anche perché dopo possiamo andare su Custom, quindi a livello di lore ci sta andare a Road to Customs. Ok, vai, vai, vai Custom. Noi stiamo più compatti possibili, così per noi col termico non è troppo un disastro capire chi è con chi. Ma vuoi passare da Power? Possiamo passare da Power, sì. Vedo gli sniper sul tetto. Contatti, contatti. Ok, sì, sì, sono loro, sono loro. Ne faccio uno. Quale fai? Quello a destra. Ok, faccio quello a sinistra che si è alzato. Madonna mia, che da solo. Credo sia solo prone, credo sia solo prone. Sì, sì, sì. Pure io credo sia prone. Sulle colline a sinistra. Dove? Colline a sinistra, due stanno correndo verso l'alto, verso gas station. Ah, stanno sì? Stanno scendendo giù lungo muro. Sì, 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 due. Giù lungo muro o su lungo muro? Stanno correndo verso il muro. Due. Quindi hanno crossato. Li vedo in alto. Vai via, vai via, vai via. Vai via. Dobbiamo prendere distanza. Sono proprio a panoramico. Ci stanno mirando, ci stanno mirando. Sì, sì, hanno il termico anche loro. Ci stavano guardando. In piedi, in mezzo al nulla. Ha un termico 100%. Via. Creiamo distanza. Quelli adesso pushano giù. Avevano sicuramente il termico da come si comportavano. Sì, uno aveva il termico e fast MT con la visiera, con le chops. Come ce l'ha cosa? Ce l'ha Marco. L'altro invece mi sembrava tipo Berkut, una roba del genere. Sembra che comunque l'ho visti prima io col termico che voi con... Perché hai tu una risoluzione migliore. Noi abbiamo tutto lo schermo e ci notiamo meno quelle cose lì. Poi lo vediamo piccolino, tu lo vedi sul matello. Oh, contatto, anche a noi contatto. Contatti multipli davanti a me, possibili scav. Sì, scav. Tu cos'hai? Flir, vero? Zoom 9x? Sì, flir. Sì, sì, sì.
l'ultimo verso Conchetta. Minchia, meno male che hai guardato in quella direzione. Comunque, quelli ci trombavano. No, no, io stavo tenendo sempre lì il blocco, perché è l'unico posto dove potevano arrivare o sentito sparare. Sì, sì. Quando voi avete sparato al ai cecchini. Sparo? Io ho sentito sparare a... Fatto. Se quelli tagliano verso rozzo, cazzi, sì. Io non credo. Hanno sparato verso panoramico. Sì, si hanno sparato panoramico, ma andavano su. Che cazzo è quello? Sparo? Non è il legno quello. Sì, ma lo vedevo illuminato. Io esco qua al treno, Ah, sì, usciamo al treno? È uguale, è sempre rotto custom, è tutta la strada. Era più vicino, era più vicino. Sì, sì, metalli omissati. Prossima, customs. Ancora l'orario per andare di notte. Che poi c'è interchange, ma miseria. Fammi vedere una roba. Sai che ti dico? Lancia granate? Ma sì. Ci sta. Ma ti dico, cioè, per uscire io grossi come siamo, da sudato, solo con l'attacca davanti. Lo sai che non l'ho mai usato? Il lanciagranate? Mi sa che non l'ho mai usato, sì. E voi te lo droppo? No, ma va. È un lanciagranate? È una brutta storia, non mi va di raccontarla. Ma è una brutta storia, tipo la car battery che mi hai rubato? Sì, e si può un po' più brutto. Spara un pelo alto. Fammi fare una prova. Togli quella davanti. Sì. Sì. Andiamo. Più grosse di così non si può. Più grosso di così devi metterti a Nikita sulle spalle. Esatto. Santino Nikita in tasca. Sei livello 5. Devi fare le prime quest custom e decidi di farle di notte perché ti hanno detto che conviene. Incontri questi. Giri l'angolo e trovi... Oh my god! trovi quello col T7 e il 40 mm dritto in faccia. Oh my god! Hai appena sbloccato il flea, prendi un notturno, sei felice. Menu principale. Comunque penso che tra tutte le mappe, a parte l'Ups Castle, sia la più problematica. Sì, Interchange. Interchange diciamo... io me la faccio tutta fuori e non voglio sentire uno che dica qualcosa, Io dico che è la più problematica perché è quella che viene più giocata dai Shad. Sì. Ok, spawn interessante. Sai che non starebbe male correre subito dietro Dorme e lisciarli? Ma lisciarli che significa? No, ragazzi, corro col GL in verticale tipo COD. Sono tamarrissimo. Illegale, così è proprio illegale. GL in verticale. C'è forse lisciarla dentro. Lisciare Dorme non è una brutta idea, secondo me. Ho sbagliato, mi sono fatto il propital. Cazzo, fa veramente paura correre col GL. Cosa? Cosa? Dove? No. No, dov'è? Non ho capito niente di quello che ha detto. Io ho capito Tim. Tim, ma non ho capito dove. Ma cosa? È sloggato? È lì in piedi col... Sì. È lì in piedi fermo. Sporo da lui. Ag? Sì, ti vedo, Ag, ma non capisco dove sono i nemici. Ragazzi, mi sentite? Sì, dove sì. Sono? Sì. Che corso come si chiama? Da traccia verso il pedire. No. Va giù per gas station. Spartan, no, grazie non mille. Eravate voi. Eravate praticamente... cazzo. Tranquillo, tranquillo. Aveva il... come si chiama? Notturno. Ragno. Testa. Okay. Mi bruciano gli occhi, voglio, mi credete? Quando togli il visore dopo ti sembrerà di togliere la catarratta. Quei vetri ovviamente non... Model problem requirement. Ah, io lo faccio esplodere il vetro. Cadavere alla breccia. Cadavere alla breccia. Quale breccia? La breccia... Contatti, contatti. Sparo. Posso passare avanti? Vai. Era uno scout. Sì, sì.
Sì, sì, in fondo scav. Alla breccia davanti a noi dove stai sparando in questo momento c'è tipo un cadavere. Prosto? Traccia termica dentro la casa qua, ragazzi, c'è un player. Dove? Dentro la casetta questa qua, a sinistra. La porta a sinistra, kill. Uno scav. Vado. Fatto. Metto nade nella stash da sinistra. Il coscema ha fatto cagare in mano. Tempo? 33. Dobbiamo aspettare un attimo. Sì. Paro. Quanti sparo sono? Non mi importa. È già mattina. Sto sorgendo il sole. Sì, le cosce fanno paura, eh. Minchia come si vede senza. Senza di seme. Bello. Si sono bagnati gli occhi. Kendo? Libero. Ok, arrivo io. Era dentro la... dentro l'edificio quella... a destra dell'uscita. Okay. Non rimangono molte mappe, ragazzi. Rimangono tre merde. Dovete scegliere. Io ho fatto un PMC. Qui. Ma che dici? Ho detto che c'era un PMC che sparava lì. Che c'era un cadavere lì. L'ho fatto per forza dentro l'edificio. Quando ho sparato la grana dentro. Dietro. Sì, per forza. Vado, pensa a te. Coraccio. Per forza, è per forza, 8 minuti. O è quello o l'ho fatto con la nada. In entrambi i casi è sto un poveraccio, cioè non si meritava quella fine. Ma... Ok ragazzi, è il momento, signori. Reserve, buonasera, chi? Factory, Interchange o Lab? Ma io direi di toglierci Factory. Ma che prima che se ne va Umbre, eh? No, io me ne sono già andato. Ah, perfetto, grazie mille. Io ho tolto il T7 come prima cosa da togliere. Intanto sì. È stato un piacere, ragazzi, però domani mi tocca l'università. Va bene, Umbrella, buona università. Grazie, notte. Ciao, bello. Ho paura, ho proprio paura, Factory. Factory può andare benissimo, come malissimo se becchiamo quello con la Impact o il KS23. Però Factory vengo con l'RD, perché non ha senso portarmi la mano. Factory devi vestirti come un gigante assoluto. C'è Altin, mi stai dicendo? Sì, io cerco di prendere un Altin o un Raistin in qualche modo. Ce l'ho io uno in più se vuoi. No, lo prendo. Tanto i soldi servono a questo. Non so se venire con la Slick o qualcosa di più grosso, tipo la Ford. Non ha senso. Ha senso perché ho paura dello stomaco e delle braccia. Sì, conviene. Ha senso perché... come? Ma la Ford è 6? Sì. Ok, allora si conviene. Ma quanto costa? Perdonami. 4... costa... 300k. Manco tanto. Piccioli. Rispetto a quello che abbiamo uscito finora, sono quattro cagate. Esattamente. Mutant, non ce l'ho un mutant già finito? No, vero? E allora sarà lui. Che ragazzi, sì. Posso fare ancora di peggio. Posso migliorarmi. Posso. Hai finito di tirarmela però, King, ti voglio bene, quello che vuoi, però... Minchia, è fermo! È assolutamente immobile, ma mi sei inceppato, brutto segno. No, lo compro nuovo, ragazzi, lo compro nuovo. Failure to feed? Failure to eject. Ok, è caldo. ₽250.000 di insurance. Paura. Minchia, se arriva un impact piango. Ma se arriva un impact mi deve rimbalzare come minimo addosso. Se arriva un impact, per oggi basta, tentativi di the guide, rimandiamo la prossima settimana. Direi di sì. Immagina con i gambali in futuro. Minchia, ragazzi. Ma già così, qualche paura fa sto ciccione qua. Poi il RD, canna corta e tamburo, è veramente ignorante. Madonna, che grosso che è il PMC comunque. King che mi scrive tranquillo, esci easy. Ti denuncio, King, i carabinieri proprio.
E io non ho paura di nessuno, ma di che stiamo parlando? Passo bagni. Immaginavo, passo sopra. Stavo direttamente sopra. Pulisco scale. Io sono sopra. Libero, eh. Scendo. So già lato. Apro lato fishy. Questo. Dobbiamo andare a muletti, ragazzi. Sono sotto le scale io, eh. Mamma mia, che paura mi hai fatto. Io sono ancora sopra uffici. Dobbiamo andare a muletti, è l'unica. Esco su, esco lato questa. Sì. Ok, ci sono giù. Apro. Se becco ta ghilla, io lo dico, provaci. Passo. Try me, bitch. Non ho visto nessuno. Grana. Oh, nade. Nada. È brutta. Questi provano a impattare. Gliela liscio, vaffanculo, non gliela do vinta. Me ne vado. Granano ancora. Venite via, venite via. Non cascate nella trappola, devono fare grenadier quelli. Ma sono spawnati tutti e tre là, eh. L'ho visto il kill. Tipo? L'ho visto. È lì, in mezzo al corridoio. Lo immaginavo. Che cazzo di arma è? Quella buca. Metto una nade e me ne vado. Forse BP. È grosso comunque. Retrocedo. Salgo su. Creo distanza. Ok. Sì. Io sono in una posizione vincente. Penso sia un 3v3 comunque. Pure io. Ma li vuoi fightare proprio? No, stiamo tenendo territorio. Se passano i 7 minuti siamo fuori. Se fate una kill siamo fuori. Mi ha colpito, prima il tizio al petto, mi ha tolto un po' all'armor. Sparato in fondo, dal fondo ha sparato. Che cazzo sta usando? A te? No, no, a voi. Io non so, io noi non siamo qui. A te, Hag, a te ha sparato. Non rischiate, dobbiamo tenere territorio. Io sto mantenendo. Io sto rischiando. Io sto tenendo la porta, non mi sto spawnando l'altro. Sto tenendo semplicemente la porta quella dove. Cosa si spawna? 20 o 25? Basta. Bella domanda. Sai che se facciamo run through non è valido, dobbiamo rifare da capo? Eh sì, lo so. Ma voglio aspettare tanto, non ho fretta. Aspettiamo di. Aspettiamo altri tre. Meno male che non aveva l'impatto comunque, eravamo andati con l'impatto. Si parte a 20, mi dicono. Fatevi due scav, ci fossero, cazzo. Ci fossero. Ho sentiti, eh. Mi stavamo verso mettendo. Dove li hai sentiti? Scav? Verso mettendo. Ho uno scav? Verso i me. Fatto uno scav io. Vai, vai verso l'uscita. No, no, no. Ma voi due dovete uscire, cioè, esatto. A me non mi interessa. Questo non sta facendo un passo, questo qua in fondo a muletti. Se ne esce contento sotto il nel suo buco di. Non esce, quello lì sta aspettando quella di factory, farci quella grenadier. No, quella factory chi se ne esce. Basta. Così. Altro scav da med. Altro scav. Passa sotto gli uffici di Taghilla. Sono sempre sui rafter, eh. Oh, mi sto facendo male. Rientro. Davanti, vieni qua, Sono io. Sono io, destra, sono io, rientro. Toccate il body. Fuori di qui, seguitemi. Ci infiliamo sotto, appena avete fatto. Fatto. Cazzo, mi sono fatto le gambe nere come un cretino. Pulito, sinistra.
Gate 0? Sì, ho la chiave. Confermo. Mi stavo ammazzando, ragazzi, sono caduto dai rafter, Ma dai rafter quelli sopra tutto? Sì, sì. Cioè, i catwalk. Esatto. Questi comunque si sono cagati sotto roba. Anche stare. Noi. tanto quanto noi. Un motivo. Sì, sì. Comunque non vorrei dire questo gear potrebbe essere buono anche per lab. No, non sento, troppo grosso. Tanto lab, se ti pigliano in testa, ti trapanano. Quindi voglio sentire lab. Allora, fammi controllare. Ci manca interchange, reserve, lab. Porca puttana! Mamma mia! Facciamo reserve, interchange e poi lab? Sì. Porca puttana, porca puttana! Minchia che paura, ragazzi, sto cagando addosso, non so. Beh, penso che a Darkman non gliene freghi niente. No, a me frega un cazzo. Ma Gaso, com'è la pressione anale? Io c'ho la stressa. Altina. Oh, dove cacchio ho messo? Madonna, che paura, madonna, che paura. Tu sì che sei come tranquillizzante. Sì, Kinner è proprio quel team leader che tutti quanti... Zaino ce l'ho, avere. Ragazzi, lo zaino. Allora, siamo pronti? Io mi sto cagando addosso. Speriamo in uno spawn umano, cazzo. Andiamo avanti, più mi sento cotto. Pure io. Mancano 3. E oggi è domenica, peraltro. Cazzo, stanno tutte a casa. Per essere mastello vero, uscita di 2. No. Questo matching di 5 minuti che ho paura di fare back che mi invalida la quest. Madonna mia, no. Non è possibile. No, non ci credo che è così scemo, no, Tarkov. Non ci voglio credere. 3, 2, 1 back. Ah, 6 minuti back. Fatto. Prega. Ok, ci sono. Focus. Let's go. Non terribile lo spawn, ma non bellissimo. C'è di meglio. Col paracord potremmo già uscire. Sì, sì, ci possiamo chiudere qua dentro, guardare un po' in giro, a un certo punto andare via da dietro, assolutamente. Sei su green tu? Sì, subito. Vedi qualcosa? No. Neanch'io. E mi si è appena crossato da garage verso cavallo B, verso cavallo nero. Okay. Comunque con strength alta ho difficoltà a fare i salti bassi. Sta passando? Sta passando. Non ti si sente, sta passando per le tende di regina, dietro, tende verso. Di regina. Non lo vedo. Hug è entrato secondo te? Cazzo, pure con Hugman che non si sente fa paura, Ce l'ho? Sto per ingaggiare? Dove? Scavlens. Ma è passato il muro. Scavlens, è dentro Scavlens. Non è morto che aveva qualcosa in copertura, non lo vedevo. Devo spostarmi perché ho fatto troppo casino. Sì. Cazzo, l'avrei aperto ma non andava giù che c'aveva qualcosa davanti. È dentro Scavlens adesso, 350. 300. Hug, non so che fine abbia fatto. Hug fuori su green ma non parla. Non capisco se sta dentro. Sento correre. Magari Hugman. Oddio, no. Madonna mia, magari Hugman, se non lo è. Dove senti correre? Sotto palla proprio sta. Io sulle fratte? Sparo, Gil. Sulle fratte? No. Sul retro. Sì, spara. Al massimo gli portiamo la roba, tanto non ha dei guide lui. Sì. Sì, ci sentiamo? Sei tu? Palla.
Ok, sotto al casotto, sì, vicino ai cosi di cemento, le placche di cemento qua. Ok. Di cemento, le cose costruzioni, i pezzi di costruzione. Che cosa è successo? C'è uno scavlenzo, gli ho tirato 4 colpi, era coperto dal metallo, ma per me l'ho passato il metallo, solo che non l'ho one tappato, e adesso è dentro scavlenz. Ma ti ripeto, quando scatta il tempo io esco. Sì, sto guardando no. Io verso scavlenz. Mi sposto io? Non ho scavlenz in pick. Non hai più scavlenz in pick, vengo io. No, c'ho stamina, l'ho tolto perché non avevo stamina. Sto ritenendo in pick. Ma quello o è già uscito o non esce più? No, poca gente, c'è poca gente di sicuro. Sto giocando voi? Sì, stiamo correndo noi dentro, sì. No, 35. Sicuro, 35? Mi pare 35. Vabbè, possiamo ancora aspettare un attimo. Sì, manca questa e interchange. Scavi in mezzo al piazzale tra cavallo bianco e cavallo nero. Aspetta. Io sono al secondo piano, sto guardando dalla finestra, tenendo scavo sotto di sì. E andato a cavallo nero. E andato a cavallo nero. Entro dentro. Ah, eccolo lì, uno scavetto. Non si ha questo. Non riesco a ingaggiarlo, troppa poca stamina alle braccia, pesa una tonnellata sto roba. Sparo. Tango down, scav. Sono passati 7 minuti, penso anch'io. Parte 40 minuti riserve, pure per me, io sono pronto a uscire. E io e Paragod l'ho portato. Ag? Anche io ce l'ho. Usciamo. Chissà se l'ho preso quello laggiù. Sono già uscito. Mo conti, mo vedi gli hitpoint, gli hitpoint. Infatti. E non esce. Togliti l'armor. E tira nello zaino. L'RR ce l'hai o hai la spada? Porco due. Hai la spada, vero? Ho la spada. Sai cosa faccio? Devi correre giù allo zaino. Sono uscito io. 10 minuti, ti confermo. Ti è piaciuta la spada su Factory? Porca la miseria, questo sono un cretino. Poverino, cazzo. Beh, se dovessi morire... Smetto e aspetto domani. No, ti accompagno. No, si smette, domani ripartiamo e partiamo dalle ultime due e poi ti rifaccio tutte le altre. Mi sparo una Meldonin, guarda che ti dico. Nel dubbio. Ci sta. Sei pronto? Perché me lo dici così? Interchange. Brutta, forte. Io sai che vi dico, ragazzi, mi sa che sto qua. No, cazzo, ormai si deve portare fino alla fine, sei pazzo. Fine, mo... La denuncia se te ne vai adesso, cazzo, non t'azzardare, ti vengo a prendere a casa. Cazzo sta, Yagman, ne mancano due. Ci fai andare all'hub in due? No, Yagman, no, Yagman. Non t'azzardare. Questa è la memata finale di Yagman. Non t'azzardare, Yagman, è d'arresto. C'è la pena di morte per una cosa del genere. Vabbè, comunque ce la stiamo giocando. Non ce la stiamo giocando. Stai buono. Già entrare in partita e giocarsela. No. Ma minchia, ma poi voglio dire, cosa dovevamo fare? Andare a prendere quello scavlenz e tornare indietro alla settima mappa consecutiva? Ma interchange non l'abbiamo già fatta. No. Ma tu sei sicuro? Guarda, controllo, ma le voci di corridoio mi dicono proprio che manca interchange e The Lab. Ma The Lab mi fa meno paura di interchange. Il cazzo, paura di tutte e due. Oh, io sono morto più volte su Interchange che su The Lab. Ah, te buono, mannaggia. Voglio tirare la massima iella, guarda da quanti raid non sto morendo. 7. Maro. Si va nel penale, dicono in chat. Killa, minchia, c'è killa puro. C'è pure killa. Tanto c'ha, giochiamo all'esterno, quindi che santo c'ha. Speriamo che non esca. Comunque, killa l'ho fatto con l'ump.
Me lo faccio anche con l'SR. Mi piace Hagman, che tanto lui può morire anche allo spawn, che cazzo gliene frega. E lui non ha zero tensione. Io e Gaso abbiamo l'intestino in mano. Io mi sto annoiando. Anche tu, Gaso, vero? Ti stai annoiando? Tantissimo, guarda qua. Che noia, mamma mia, che noia. Ma tu devi sapere, Hag, che io in queste 2 settimane prima di fare questo, ho giocato ripetutamente ogni mappa singolamente, ruotavo per preparare. Sì. Ma devi sapere che al di là è vero, hai ragione, si può rifare. Però sono 3 ore di gioco, vuol dire buttare 3 ore di gioco. Sì, ma comunque, cioè, non è che cambia qualcosa. Il cazzo, però, è frustrante. Lo so, però. Quando toccherà a te, vedremo. È perché devi avere l'obiettivo di sopravvivere a tutte tu le giustamente cazzi, mi dici, mamme delle quest non me ne frega un cazzo, io non la faccio. Io ti dico, ha capito, ma per noi non è così. E poi c'è l'hub, dobbiamo solo pregare di spawnare bene sull'hub, senza cheat. Ma vuoi sapere cosa mi è successo stanotte, mentre che io sono in after, ovviamente? Sono andato a guardare la streaming di un americano che stava giocando Interchange. Arrivano 2 cheater, tappano tutti e 5, cioè tutti e 4, tranne l'ultimo streamer che era il quinto. Sì. Iniziano a dire no, noi non abbiamo ucciso loro perché tu stai giocando con 2 cheater. E stava sto streamer che stava giocando con 2 cheater e aveva tipo 200 persone che lo guardavano. Ma lo sapeva che giocava con 2 cheater o no? In live, certo. ha detto che non lo sapeva, però vallo a capire mo se lui non lo sapeva. Quello sì. No, ma può anche essere invece che l'hanno fatto solo per blastare, eh. E che ne sai? Guarda che ci sono streamer che giocano in gruppo, che giocano con cheater. Ti ho detto, ci stava un streamer su YouTube che noi giochiamo con che gira per le mappe con questo tizio fulgirato, che io ho visto sparare in col Psygast senza recoil. Vai verso railway, cioè verso power per forza, preparati a full frontale. Non ho paura di niente, solo di morire. Peggio così non poteva essere lo spawn. Madonna, mica ce la giochiamo. Io sto col termico, vado a guardare un po' in giro là avanti. Full front, dobbiamo toglierci dal corridoio prima possibile. Sì. Ah, scusami, passo avanti. Hello, motherfucker. Dentro il corridoio? Tango down. Lo vedo. Ce ne sta un altro dietro? Dentro il container. Uno sopra il container, sopra la salita. L'ho colpito una volta. Copriti, Hag. Ce l'ho? Altin! Ma non è morto? No, è scappato verso destra con l'Altin. L'altro è morto dentro il container rosso. Verso destra? Tutto destra sotto. E ce ne stava uno sopra. Al container l'ho ammazzato. No, dopo. Smoco anch'io. Cazzo, sono flashbang, mia. Pensavo fossero smoke, ho sbagliato. Sono cagato addosso, giuro. Continuo. C'è la macchina, eh. Lo so. Abbiamo solo una kill, però. Io ce l'ho. E io un hit solo ho dato, quindi non vale niente. Caputtana. Questo si potrebbe essere droppato dall'altro lato, eh? Esatto. Mi allargo tutto bordo muro qui in Power Station, ok? Assolutamente, sì. Quello si è spostato in qualche parte porcella. Full sprint è andato. Ma tu quello sopra, quanti ne erano sopra, scusate? Io uno ha piccato da dentro il container, l'ho stampato in testa, subito. Tanto questo adesso... No? No. È hug. Il fatto che questo adesso si mette per forza a camperare il body dell'amico. Ma tanto ce l'ho. Lato destro, l'ho appena visto uscire dalla doppia porta cargo. Altin, non ce l'ho più. Però è sul lato. Lootatevi, okay. Power Station nel frattempo. Per fare XP? Sì. Ma se c'è qualcuno dentro, muoio. Sicuro che erano più di uno? Sì, uno stava sopra la ringhiera, sotto il container rosso, che comincia a spararci. Ce l'ho. Tango down. Altin down. Nice. Veramente nice. Altin down, 993. Quello che ha collato Hagman, secondo me, è l'Altin. No, ma come ha fatto a correre? Da dove è sceso il tizio? Da dentro il container, sceso giù dal container e si è spostato a destra.
Ma era a sinistra, se non avete visto crossare la discesa, no, non è lui. No, 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 ma non, io quando ho detto sotto intendevo in alto, non sotto al nostro livello. Ah, allora è lo stesso che abbiamo collato. Io ce li ho tutti e due giù comunque, quelli che ho spottato. Guarda, se vuoi, vado a prenderli. No, 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 al massimo Wagman. Sì, vado a prenderli, va. Io copro l'altro side. Io per quello che posso, però se muore Agman sa che non lo recuperiamo, io gli regalo tutto quanto, non mi interessa Sì, il ma loot, però... pure no, io vi do Se da comprare. muore gli faccio pure un kit, cioè... Eh sì, gli porto No, questa è tutto l'ultima, ragazzi, io stacco, non posso io. continuare con Veramente queste. ci può... Veramente lab in due. Ah, sì, aiuto. Dov'è morto il tizio? Uno è morto dentro il container, facile, quello inclinato, e l'altro è morto al portellone doppio cargo, quello in alto a destra. Quello container è lootato, ed è stato anche buggato. Ma va. Allora l'ha lootato Altin da dentro, l'ha buggato dentro nel retro di Goshen, per forza. Il tempo è giusto, non serve neanche più fare stronzate. Quindi confermo. Quello era subito dietro l'amico, quando l'ha visto morire l'ha lootato ed è scappato con la roba. E l'abbiamo visto entrare a buggare. Ho tutte e due le targhette. Vabbè, tienitele, tienitele. Altin Slick Ok. M4, aveva pure la Slick? Sto cazzo. Paghiamo? Sì. Ti regalo tutto, Ag, tieni. No, no, niente, non ci ho Sì. pensato. Eh No, no, tieni. sì. Sì, però anche così. Marco, l'ansia che esce dalle orecchie. E mo so Sì, cazzo. dai. Kill, ti ricordi quella volta che abbiamo fatto le 7 lab di fila? Dobbiamo Sì. fare la stessa cosa. Mi ricordo del cheater cinese che ci parlava. Ma se Sai che vogliamo se... fare la... No, te lo dico, lo sai che se fai una singola scavata ti invalida dei guide? Ma che cazzo? Te lo giuro, te lo giuro. No, Agman ormai stacca, non rimane per The Lab. Ho No, non posso. sentito, ho sentito. Grazie, Kill, Ag. ma è una sciocchezza A te, portarmi ragazzi. tutte le smoke. Ciao, Agno, tutte smoke. Io ho veramente un'ansia che è irraccontabile, cioè ho proprio una pressione sullo stomaco tipo mamma mia. Non lo so, non lo so che cazzo fare. Smoke è termico. Io le porto. Se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Minchia, siamo da soli. Ah! Non si fa, Agman, non si fa, palandrino. Ah, aiuto. Che arma porti? Stavo pensando di fare sempre SR25 con termico e 5 smoke. SR su lab. Sì, ma proprio per sparare M61, capito? Fare time to Vado di kill tipo. 993. Mica caso c'ho una caga addosso. Ma ci credo. Tanto se perdo il termico, la cosa che mi piange il cuore è di Sono dover le ore rifarmela di questa. gameplay, non è il termico che Sì. se ne frega. Sì, Sto esatto. valutando, volendo possiamo uscire o alle fogne. Se spawniamo le fogne, io mi cago lì per terra. Mi chiudo nelle Ma fogne e sì. vaffanculo. E se qualcuno prova a dirmi qualcosa, time out! Se no, c'è l'uscita senza zaino, quella dentro a buio, Sì, presente? sì, 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 sì. La mia paura è solo quella che te l'ho detto la settimana che dovevo estrarre da 20 The Lab, quella che era. Ti ricordi cosa avevo fatto io, off stream? Che Sì, mi ricordo. mi nascondevo nei cessi e mi venivano a trovare lo stesso perché wallhackavano. Sì, mi ricordo. Andiamo, che ti devo dire? Ci si prova. Io ci sono. Tanto kill, non Io dipende ci tanto da sono. questo. The Lab, porca di quella puttana. Sai che non ho la Keylab? Chi è tu? Asso, scopami. Pronostichino? Serve un pronostichino. Vado. Dobbiamo? Se spara fogni, mette anche le mine che non ci sono. Minchia, veramente. Inizio a prendere il calcestruzzo e tappo il tunnel se spawniamo No, fogni. guarda, guarda che fogne per me è proprio perfetto perché metto la smoke nel tunnel. Se si smocchiamo tutto il tunnel per 7 minuti. Bravo, cioè sto proprio alla pace. Finché non arriva il cheater che vede attraverso fu. E vabbè, ma amen. Mamma mia. Kill. Good luck. Good luck to you as well, my friend. Devo portare qualche melon in più. E Vieni lo con spawn è me. una Vieni con merda. me. Lo sai fare questo? Passa attraverso il vetro, lo so, è strano. Traucia.
Mi sono crouchato. Continua a camminare finché passi. Ok. No, cazzo. Aspetta, che ci riprovo. Ma devo correre, devo camminare dritto. Tu salta sulle scatole, innanzitutto. Poi crouch e cerca di camminare piano piano sul davanzale. Perfetto, okay, perfetto. Dobbiamo scendere giù dalle scale. Da qua arriviamo alle fogne. Però ci sono tre spawn da qui alle fogne. Preghiamo. Ce la curiamo con calma, proprio come fosse CQB serio. Ma qua già sono le fogne, giusto? Sì, però è tutto corridoio lungo, dobbiamo farla da qua, conviene. Clear, primo stadio. Il problema è sta doppia porta che c'hai adesso. Chiudila. Ok. Ok, fermo, non facciamo rumore. Ti racconto solo la strategia che possiamo avere. O andiamo nella porta che abbiamo appena chiuso. Siamo full open. C'è una doppia porta e ci avviciniamo ancora. Oppure prendiamo adesso le fogne, ma rischiamo di essere inculati nel corridoio dritto delle fogne. Prendiamo adesso le fogne, il corridoio che dici tu, io smocchiamo. Io farei fogne adesso. Sì, sì, sì. Grande destra o sinistra? Destra. Sinistra siamo arrivati. Sono in picchio. Avanza fino alla isoletta che è lì davanti. Chiudo la porta. Sì. Quando ce l'hai mi tieni il corner in fondo, avanzo io. Vai, avanza. Comunque impatti pesanti, Lo so. Non voglio granare per rivelarmi, ma non voglio neanche entrare così. Vuoi che smocco? No. Fa rumore la smoke. Uscio. Libero. Dimmi che si può aprire. Si può aprire, ok. Allora, non voglio dire che il difficile è fatto, ma il difficile è fatto. Adesso si aspetta. Quindi non vuoi smoccare per non fare casino? No. Quando attivo, smocchiamo. Quindi adesso si entra a 35, immagino, giusto? Sì. Aspettiamo quando scattano i 6 minuti, attivo. Tu smocchi tutto quello che possiamo smoccare del corridoio e aspettiamo perché non è istantaneo. Deve svuotarsi la vasca che hai alle spalle. Sei mai uscito di qui? Sì, 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 siamo usciti l'altra volta. E prega che non venga nessun altro. Se lanciano grani, in teoria finiscono in acqua. Io ho paura delle impact, però. Io se sento solo un passo, metto la smoke e mi allargo. Sì. No, non mi fido di muovermi. Siamo qui, Proto. Questa è la nostra uscita. 30 secondi attivo. Comunque finiscono sempre in questo buco di merda le mie guide. Porca troia. I 4 minuti che ci abbiamo messo a venire qua mi sono sembrati mezz'ora, non so te. Questa parte sembra una stronzata magari per chi guarda. Da fuori sembra una stronzata pure noiosa. Io mi sto mangiando il fegato. Già preso. Da poco. Vado. Smocco. Smocca tutto. Ancora, 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 ancora. Tutte. Una lunga se puoi. Sì, arriva adesso. Beh, io non ho problemi a guardarci attraverso. Io non vedo un cazzo, ma mi fido se dici tu che vedi qualcosa io sparo. Sì. È stata un'ottima idea questa, il corridoio è completamente tappato, bravissimo. Minchia, minchia. Vai, 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 vai. E dal tuo lato? Dai, Marcolino, 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 Marcolino. Buona, buona, cazzo! Sì, cazzo! Ok, abbiamo trovato poca gente, però terzo wipe di fila, primo tentativo, grande!
Città, mamma mia, che rilassamento. Mamma, oh, consegnala questa immediatamente. Madonna mia, subito. Ma poi l'interchange finale, che paura. E dai, ci voleva l'interchange quella. Ci voleva, ci stare. Voleva, ci voleva. Madonna mia. Ho pagato, ragazzi, ho pagato. Peacekeeper. Fatta, cazzo, fatta. Guarda quanti dollari ti dà. E adesso mi è uscita una quest, ammazza 50 rider su reserve. Mo si inizia a giocare a reserve. Mia. Mamma, 50 sono tanti, Sì, pure perché ne spawnano raramente. Sì. Adesso ci va una run a cazzo duro sì. Per concludere. Ma come per concludere? Ah beh, sì, cazzo, è mezzanotte e mezza, l'ho mica vista, No, almeno per me, perché sì, ti giuro, sto cottissimo. Io però devo un attimo mettere a posto la stash e poi ci sono. Sì.